stata una decisione corale, diciamo, del Paese, che si è ritrovato senza nessuna pregiudiziale né di colore né di pensiero per dare vita ad una manifestazione che aggregasse l'intera comunità in una sorta di iniziativa benefica a favore del Paese. Torna una sagra in paese dopo 15 anni, torna legata a una manifestazione che è la Mille Miglia, che ha segnato la storia di questo paese, perché come punto di osservazione era ai tempi ancora della vera Mille Miglia un punto importante dove tutto si riversava, tutto il paese, lungo la statale 16, nella curva quella detta della curva del Romano, era come una curva da stadio per gli spettatori. Siamo soddisfatti sì di questo risultato che ci ha dato sino ad ora, e sinceramente è un risultato che va anche oltre a quello che ci aspettavamo. Ma abbiamo messo insieme tutta una serie di iniziative che ripercorrono proprio veramente anche le storie del paese. Abbiamo riscoperto le radici del paese, abbiamo dato incarico ad uno storico a redare un libro che ripristinasse quelle che sono le radici, le origini della nostra comunità. Un libro che proprio in questa occasione ne è stato presentato una sintesi dei pezzi più salienti che riguardano i personaggi, gli edifici, l'architettura, gli archivi che ripercorrono le tappe della nostra vita. Addirittura abbiamo riscoperto l'antica Rocca della Bastia, era una fortezza che aveva 1200 uomini di guarnigione e che ha dato il nome all'attuale Ponte della Bastia. È stata una rocca che è stata di cruciale importanza per il Ducato Estense nel 1500, sede di teatri e teatro di scontri, di battaglie, le cui pietre sono rimaste ancora su per un ultimo baluardo che è stato riscoperto dall'amministrazione comunale su invito del Consiglio di Partecipazione nei percorsi turistici ambientali del territorio comunale di Argenta. Ed è un fatto molto importante questo. I personaggi storici di questo paese sono stati diversi, cito il più importante, al quale abbiamo anche intitolato una via che abbiamo inaugurato proprio in occasione dell'apertura della sagra, Felice Eleuterio Foresti, che è stato un patriota importante del nostro risorgimento, è stato amico di cella, compagno di cella di Silvio Pellicola, e che ha avuto proprio i Natali in questi paesi, perché la sua famiglia era originaria di Conselice, di Lavezzola, il papà era ingegnere dei lavori del drizzagno del fiume Po di Primaro da Soreno a Ponte Bastia fino a Filo, e la mamma partorì il bambino proprio in una chiatta di barche posizionata per il cantiere, e fu registrato negli albi, negli registri della parrocchia che ancora ne conservano i documenti. Ecco. Altri personaggi storici del paese, la Palla Covoli stessa che ha donato al paese questa struttura, parlo di Carlo Zaghi, parlo di Don Fuschini, sono personaggi che abbiamo voluto riscoprire partendo dal basso, perché i primi a essere informati di questo passato sono proprio stati i bambini delle scuole elementari, che secondo noi hanno un'importanza privilegiata verso il futuro, ecco, verso quello che sarà il domani di questo piccolo paese. E sinceramente sono state emozioni che hanno colpito, perché abbiamo visto che nonostante il nostro paese, la nostra piccola cittadina non sia menzionata nelle cartine geografiche o negli annali della storia, abbiamo visionato, toccato con mano che in effetti è stato un punto cruciale addirittura del Rinascimento, del Medioevo, e un punto cruciale dello stesso Ducato Estense, perché ribadisco, la Bastia degli Estensi era considerata la chiave del Ducato degli Estensi. Qui ci sono state battaglie che hanno contraddistinto proprio un punto nevralgico del commercio fluviale. Un affresco del Tintoretto è stato dipinto nelle navate di Palazzo dei Dogi a Venezia, un affresco di circa 100 metri quadrati intitolato proprio La Battaglia della Bastia di Argenta. Ecco, noi ci ha fatto inorgogliere, diciamo, anche di avere imparato che il nostro piccolo paese era, diciamo, non dico la capitale di uno Stato, che era quello degli Estensi, ma comunque un punto nevralgico. Lei pensi che solo il nome del paese, che aveva una volta si chiamava Caput Arri, dava già l'indicazione di essere un territorio al confine, come capo di un territorio di basilare importanza nel contesto medievale
di quei tempi. Sì, la nostra intenzione, l'intenzione del Comitato, è quello appunto di riproporre la manifestazione negli anni a venire, cominciare da quest'altro anno, ovviamente migliorando per quello che sono stati gli aspetti un po' critici, cercando di confermare quelli che sono stati gli effetti, di caratteristiche di eccellenza di quello che è stata la nostra manifestazione. Ovvio, cerchiamo e abbiamo bisogno della collaborazione di tutti e dell'impegno di tutti, perché questo è un impegno che abbiamo preso a livello di Comitato, perché vogliamo che la cosa radichi e abbia un futuro, un domani, che venga portato avanti sempre questa mattina, con aspetti anche nuovi, perché quest'anno, devo ripetere, è incentrata la Mille Miglia, non è detto che anche i prossimi anni, cioè la nostra intenzione è comunque quella di mantenere, perché la comunità ha risposto bene, è piaciuta e abbiamo intenzione di continuare a fare il nostro, a confermare il nostro impegno, perché la comunità si riconosca unita in questi aspetti di solidarietà, di sapore e di impegno e di rispetto reciproco, che è quello del nostro paese.